Lo sportello del cittadino continua l'analisi delle problematiche di via Mediterraneo a Taranto, zona a cavallo tra Talsano e Lama. Siamo ancora una volta con il cavaliere Alfredo Luigi Conti, che è appunto presidente del movimento Taranto Diritto di Volare, ma in questa sede parliamo ovviamente di vivibilità urbana, parliamo di un'arteria molto ma molto trafficata che purtroppo non presenta marciapiedi, il che ovviamente crea pericoli notevolissimi ai pedoni e sarebbe auspicabile la realizzazione di marciapiedi anche in prossimità di questo spartitraffico, perché la gente sinceramente senza marciapiedi ha terrore a percorrere questa strada. Non ci passa proprio, ha paura di passare, innanzitutto perché comunque le macchine corrono e io consiglio di mettere dei rallentatori, i dissuasori di velocità, esatto, in modo tale che le macchine non corrano come attualmente corrono, e corrono abbastanza veloci. In più i marciapiedi mettono in condizione di poter camminare normalmente su una strada cittadina, perché questa non è più la vecchia strada di passaggio punto e basta. Qua ci sono residence, ci sono tanti cittadini, migliaia di cittadini che abitano e hanno paura, dimostrato, testimoniato in più occasioni, perché ho fatto anche una raccolta firme per quanto riguarda i marciapiedi su via Mediterraneo. Bene, malgrado tutto, denunciato mediaticamente, chiesto all'ex assessore Di Paola, assessore ai lavori pubblici del comune di Taranto, diceva che si poteva inserire nel programma futuro, cioè quello attuale. Bene, ancora non vediamo niente e qui teniamo il problema della sicurezza, e qui è una sicurezza veramente, a parte il passeggio che può avvenire da entrambi le parti, ma c'è proprio la questione della sicurezza. Anche perché vedete qui un'arteria a scorrimento veloce, poi a un certo punto c'è in prossimità dello spartitraffico una strettoia, uno stringersi, uno strozzarsi per così dire, un restringersi della strada, e se ci fossero dei marciapiedi i cittadini tranquillamente transiterebbero. Sì, ma oggi hanno paura e non passano, ci sono addirittura quelli del residence che si trovano sul nostro lato sinistro, che hanno i figli che vanno a scuola, che si trovano sul lato destro. Bene, il 24esimo circolo, giusto per fare un nome di scuola, bene, l'accompagna, questi ragazzi potrebbero andare tranquillamente a scuola a piedi, perché sono 250 metri, i genitori l'accompagnano con le macchine. Bene, e allora per concludere facciamo sì che l'amministrazione comunale, l'assessorato ai lavori pubblici, retto dal dottor Massimiliano Motolese, riprenda, rispolveri quello che era il progetto del suo predecessore, l'assessore De Paola, proprio per far sì che nei limiti del possibile vengano realizzati questi marciapiedi. Lo facciamo per un discorso di sicurezza, per rendere migliore il nostro territorio e per evitare che magari qualche anziano, qualche bambino possa essere tristemente travolto. E non vogliamo che accadano queste tragedie, e non vogliamo che poi si pianga nei funerali, e soprattutto si pianga sul latte versato. Ora ve lo stiamo dicendo e si può risolvere, prevenire e arginare il problema.